lui era sempre presente, incoraggiava, lodava e forniva tutto il materiale possibile perché noi potessimo procedere speditamente nel lavoro. La scuola di Via Lorazio all'epoca diventò un laboratorio operativo perché le famiglie collaboravano addirittura alla preparazione dei costumi e alla confezione degli stessi, per cui lui era felicissimo e ci lodava e riusciva ad ottenere tutto quello che ci serviva. In seguito noi pensammo negli anni successivi di redigere addirittura un giornalino chiamato Piccolo Mondo, un mensile su cui lui scriveva una lettera aperta sempre agli alunni e di riflesso alle famiglie perché credeva in una reciproca collaborazione. La scuola di Via Lorazio così diventò una scuola vitale e tutto il quartiere era soddisfatto dell'azione che noi facevamo, che noi svolgevamo e eravamo chiamate da tutti le volontarie del quartiere. E lui diceva sempre, la scuola deve mirare, queste le parole che ripeteva sempre, deve mirare alla cultura, al vero, al bene e al bello e ogni iniziativa deve avere questa impronta. Penso alla sua grande passione e al suo immenso entusiasmo per la vita della scuola, da lui guidata e diretta per la formazione e l'educazione degli alunni. Amava molto la scuola e volle intitolarla al grande musicista Giuseppe Verdi. Infatti, lui istituì un coro che, diretto di volta in volta da competenti insegnanti del quinto circolo, si esibiva durante le numerose manifestazioni dirette da lui in maniera molto magistrale. Non posso anche dimenticare il rapporto che lui aveva con gli insegnanti, con i suoi maestri, quelli con cui discuteva e a volte si sentiva, si scontrava anche, ma che poi difendeva sempre in maniera molto calorosa davanti a tutti, esaltandone la dignità e la professionalità. Quello che mi lega al direttore Massaro è quello quando io sono stato assessore alla pubblica istruzione e cultura. Essendo anche uomo di scuola, ho avuto numerosi contatti con i dirigenti scolastici, in particolare quando abbiamo attuato ad Andria il primo accordo di programma, il primo addirittura in tutta Italia, con la presenza del provveditore Brienza, con la presenza del distretto, della ASL, del comune, in cui tutti mettevano a disposizione delle risorse per poter far funzionare la scuola pubblica e quindi il servizio di mensa, il trasporto alunni e così via. Ancora altri episodi che mi legano a lui sono quelli del 1986, quando facemmo parte insieme della commissione toponomastica per dare il nome a delle strade nuove che non avevano ancora nome. E ricordo che appunto il direttore Massaro era un uomo di grande cultura, per cui anche in questa occasione poteva benissimo dimostrare la sua cultura, la sua personalità nel ricordare appunto i nomi di questi grandi personaggi che appartenevano al mondo della politica ma anche della cultura, dello spettacolo, della letteratura. Quindi questi sono tutti episodi che certamente hanno fatto il direttore Massaro una persona di grande spicco. C'è anche da dire questo, che il direttore aveva un carattere abbastanza particolare, non era facile, ecco, il suo carattere, però questo lo distingueva proprio dagli altri, perché comunque si batteva per i valori in generale di democrazia, di libertà, di giustizia, con la sua personalità molto molto spiccata, per cui lo ricordo molto volentieri e va a onore quello che lui ha fatto per Andria.